Sì, sicuramente meglio perché veniamo da un periodo di risultati utili consecutivi e perché comunque stiamo bene, forse fermarci per 15 giorni ci avrebbe aiutato forse a ricaricare un po' le pile, però comunque come ho detto già siamo in una buona condizione e quindi siamo pronti, dai, e lavoreremo bene in settimana come d'altronde facciamo da un anno e per preparare al meglio questa partita sappiamo che forse abbiamo preso dalla quinta in giù, senza togliere niente alle altre, una delle più forti, e la affronteremo nel modo giusto, con la voglia di cercare di vincere. Abbiamo il pubblico di casa a favore, giochiamo nel nostro stadio, quindi sicuramente abbiamo un piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo. Ah, lo scoperamento ti sta bene. Ma io credo che arrivato ad un certo punto del campionato, qualsiasi squadra abbiamo incontrato non sarebbe stata con nessuna una passeggiata, quindi e ci sta bene, diciamo che siamo arrivati sopra noi e quindi forse sono loro che devono, in teoria, sulla carta avere un po' più paura di noi. Logicamente c'è grande rispetto per una squadra costruita per vincere come il Benevento e sappiamo, come ho detto prima, che sarà una partita difficile, però arrivato a questo punto, alla fine, chi incontri incontri, penso che ogni partita abbia la sua insidia, la propria difficoltà, quindi cercheremo di portare a casa il risultato sperando di riuscirci. Il Benevento a te porta bene, tu insomma l'hai castigata già in campionato al Ceravolo, insomma, quindi questo potrebbe essere chissà, insomma, un buon viatico per questa partita. Sì, sicuramente io sono riuscito a far gol ed è stata una partita Non so cosa, insomma, importante. hai fatto la gran partita, Sì, qual è stata? è andata bene, dai, sì, sicuramente è andata bene. Speriamo di ripeterci, ma questo è un discorso che facciamo un po' da tutto l'anno. L'importante è che il gruppo riesca a prendere questi 3 punti, non più i 3 punti, quindi a riprendere questa vittoria e riesca ad andare avanti perché credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra comunque importante in questo campionato e logicamente uscendo alla prima partita si rischia di non rovinare o compromettere un anno intero, però resti con l'amaro in bocca dopo aver fatto un'ottima annata, quindi speriamo che il gol dell'andata porti fortuna, speriamo di ripetermi, ma speriamo di vincere, ecco. Senti, però a proposito di gol, mi ha anche segnato il fatto che ne hai fatti soltanto due, insomma, un po' pochi, tu non sei un goleador, ma questo ci sta, però insomma, due gol sono obiettivamente pochi per uno della tua caratteristica, no? Sì, sicuramente sono pochi gol, sicuramente ho avuto occasioni per farli, non l'ho fatti, quindi sicuramente è una mia pecca. Potevo fare più gol, sì, è vero, però adesso mi vivo questi playoff con questo gruppo e prendiamo il risultato collettivo e non del singolo e cercheremo di cercare di portare a questa piazza e comunque anche a noi un traguardo importante. Solo una tua pecca o anche dovuto al fatto che magari quest'anno hai giocato in maniera differente rispetto agli anni scorsi, quindi insomma era un po' più difficile per magari andare a segnare? Ma io non credo, credo che sia più una mia pecca, perché analizzando, adesso mi ricordo un po' così, però analizzando quasi tutte le partite, almeno una o due occasioni da gol l'ho avuta, almeno un'occasione da gol l'ho avuta, quindi Sono non magari penso. pari, però Sì, vabbè, l'impazzita. più o meno ho avuto un'occasione a partita, l'ho avuta, quindi sicuramente è più una mia pecca che è dovuta al ruolo o alla situazione di squadra. Senti, chiedevo prima anche a Fioretti, no? Il fatto, insomma, il Benevento è una squadra molto esperta, con tanti giocatori che hanno già giocato playoff, l'hanno vinti, hanno già giocato in Serie B. Voi, insomma, molti di voi, insomma, hanno forse la prima esperienza con i playoff. Questo potrebbe essere un fattore dal tuo punto di vista. Ma io sono uno di quelli, non ho mai fatto i playoff e sicuramente avere una squadra pronta, preparata e esperta può aiutarti. È anche vero che abbiamo tanti ragazzi giovani, siamo un gruppo molto giovane, quindi potremmo viaggiare sulle ali dell'entusiasmo. È una partita delicata, è una partita che va presa in un determinato modo, non si può paragonare alle partite di campionato. Però, come ho detto, siamo comunque un buon gruppo che ha dimostrato in un anno di dar fastidio un po' a tutti e di esprimere anche un buon calcio, quindi secondo me, come hai detto, l'esperienza può aiutare, ma non è tutto, ecco, quindi. Dall'altro lato della bilancia c'è il fatto, come ti sono detto, di ricordare che giocate in casa, giocate davanti al pubblico amico, insomma questo potrebbe invece essere un fattore, Sì, sicuramente sarà un fattore importante. Io mi auguro di vedere tanta gente allo stadio. Abbiamo a piccole dosi riportato l'entusiasmo in una piazza che sicuramente merita di più di una Lega Pro, però vincere non è mai facile, affermarsi e fare sempre meglio è difficile,
Quindi io sicuramente noi puntiamo molto sul nostro pubblico, è una parte importante di questo gruppo e speriamo, tutti noi speriamo di trovare uno stadio caldo e con tanta gente. Sei soddisfatto del tuo campionato? Ma sono soddisfatto dell'obiettivo raggiunto, quindi ti parlo più di un obiettivo complessivo di gruppo, non del mio singolo campionato. Potevo fare più gol sicuramente, però credo di. Mi ritengo soddisfatto di ciò che ho fatto insieme al gruppo, ecco. Se potevi fare più gol, non so se non ho capito, la domanda l'ho fatto lui. Non può essere di questa la posizione, caro. La posizione in campo? Ma ho risposto prima a lui. Io credo che non sia importante un modulo o un ruolo in campo. Io ho avuto almeno un'occasione a partita da gol. Magari sono state situazioni in partita in cui non ho mai tirato in porta, ma almeno quante partite abbiamo fatto? 32. 32, 25 ho avuto occasioni per far gol. Adesso se Era facevo 25 gol forse non stavo qui. Quindi no, è sicuramente la mia pecca. Potevo far più gol, ma è una cosa. andata, no, insomma, non è Oddio, no, stiamo giocando la Serie anche se B. certo, molte Vabbè, ma io, volte è più cioè, facile, molte volte è più difficile. magari facevo più gol e non arrivavamo ai playoff. Allora va bene così. Ho fatto meno gol, siamo arrivati ai playoff, ci giochiamo la B. Mi auguro di farne qualcuno ai playoff nel caso in cui dovessi Insistendo sulla giocare. posizione, siccome è necessario per vincere fare gol, eccetera, credi che potresti giocare al fianco di Gavetti? Ma io credo che ci sia una persona che. Sarebbe più piacevole, più Ma no, comodo. io sono contento nel momento in cui vengo schierato in campo negli 11 titolari. Adesso la posizione, io non credo che un gruppo intero, una squadra si Non può. mi dire anche tu pure di giocare anche in No, in porta no, troppo basso, in porta no. porta. Però, no, però io credo che ci sono degli equilibri all'interno di un gruppo che vanno rispettati e c'è una persona che è il mister che deve dare una quadratura alla squadra, non può di certo cambiare questa quadratura che adesso abbiamo trovato facendo risultati importanti per un semplice giocatore. Io ho fatto quasi tutte le partite, quindi sono contento del mio impiego. E come ho detto già prima e altre volte, spero insieme a questo gruppo di raggiungere un obiettivo importante a prescindere da dove gioco e se gioco. Senti, ultima cosa, al di là del Benevento, qual è la squadra che reputi più forte?